In un momento di grave crisi economica, in un momento in cui alle famiglie vengono richiesti sacrifici per salvare i conti del paese, in un momento in cui le politiche del governo Monti prevedono tagli agli enti locali, il presidente della provincia di Messina, Nanni Ricevuto, decide di ampliare il numero degli assessori in giunta dagli attuali 13 a 15 e sostituire quelli dimissionari. Lo fa, ha detto questa mattina in conferenza stampa, perché negli ultimi mesi di amministrazione bisogna raggiungere una serie di obiettivi. Il presidente se ne accorge adesso, però, a 4 anni di attività alla guida dell'ente e a meno di un anno dalle prossime amministrative. Ma la festa di Ricevuto, incontrando la stampa, ha cercato di difendere questa discutibile scelta, è stata rovinata dagli ex lavoratori della Servirail, che hanno fatto irruzione nella sala giunta di Palazzo De Leoni per esternare il malessere nei confronti di una politica che continua a manifestare inadeguatezze nella gestione dei reali problemi del territorio. Assolutamente sì. Era necessario risolvere i servirai e poi fare l'assessore. Una mattinata movimentata, quella vissuta a Palazzo De Leoni. Ricevuto, dopo l'intervento degli ex cucettisti, ha trasferito nella sua stanza l'incontro con i giornalisti. Per la cronaca, e per quanto questo possa davvero interessare una città che chiede alla politica non nuove poltrone, ma gente in grado di dare risposte, entrano a far parte della giunta provinciale gli assessori Foti di Grande Sud, Bruschetta PDL Area Formica, La Fauci PDL Area Germanà e i due ODC Cilento e Crisafulli. Ricevuto accontenta i partiti, ma solleva un polverone di polemiche.